In Serie C sono in palio i punti più pesanti. Giunti alla 37esima giornata, sono ancora tanti i verdetti da decretare, specialmente a metà classifica e nei bassi fondi. Match in programma tutti alle ore 20 di domenica 21 aprile per il criterio di contemporaneità negli ultimi due turni. Allo Iacovone sfida i vertici tra Taranto e Avellino. Gli ionici, ormai certi della sesta posizione, non perdono di vista il quarto posto. Con una vittoria i lupi invece sarebbero aritmeticamente certi di accedere ai playoff. Da secondo in classifica, atteso il pubblico, delle grandi occasioni. A proposito di playoff, il derby di Capitanata potrebbe essere decisivo. Foggia e Cerignola sono separate da un punto, agli spareggi potrebbe esserci spazio soltanto per una. 90 minuti sentiti nella bolgia dello Zaccheria, che Antenna Sud vi racconterà in diretta esclusiva in chiaro. Non può sbagliare la Virtus Francavilla, che alla nuova Arredo Arena ospita la già promossa Juve Stabia. Urge far punti per restare attaccati al treno playout. In tal senso sarà fondamentale muovere la classifica anche per il Monopoli, alla ricerca della salvezza diretta, impegnato a Crotone. In caso di vittoria, i biancoverdi compirebbero un essenziale balzo in avanti. Monopoli e Virtus, con un occhio in particolare a Turris Monterosi, ma anche alla sfida tra Messina e Potenza, i lucani rischiano di finire nel calderone. Dopo gli esoneri di Marchionni e Barrà, servirà a reagire, non c'è altro tempo da perdere. Il Brindisi già retrocesso, ma reduce da 3 vittorie consecutive, sta onorando il campionato. I biancazzurri sono attesi al Curcio da un Picerno a caccia del quinto posto, occupato proprio dal Taranto. Per i ragazzi di Longo non sarà certamente una passeggiata.